Buonasera, apriamo questa seconda edizione del nostro notiziario parlando di Covid. Abbiamo sentito l'impressione del famoso virologo, il professor Massimo Galli, in riferimento alle misure che il governo intende adottare con la diminuzione delle restrizioni per combattere la pandemia. Un passo che, a giudizio dello studioso, sarebbe al momento avventato. Ascoltiamo. Il professor Massimo Galli, virologo presso l'Università Statale di Milano, oggi a Catania, ospite al 26° convegno di odontoiatria, ha criticato la decisione del governo di ridurre le restrizioni a contenimento della diffusione della pandemia. Gli indicatori risalita sull'incidenza epidemiologica con le sottovarianti dell'Omicron consigliano prudenza e non certo liberi tutti, ha sottolineato l'esperto studioso dei virus e della pericolosità patogena del coronavirus che continua a mutare. Al momento non c'è una cura capace di azzerare l'infezione e solo il vaccino ne argina gli effetti letali, almeno nei soggetti non interessati da pregresse patologie invalidanti. Galli, noto per la sua partecipazione a note trasmissioni televisive, vanta un curriculum di tutto rispetto nel campo della virologia e lo studio della pandemia da Covid-19. Il professor Galli, sull'abbassamento della restrizione deciso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, risponde così. La risposta è no, o meglio, è chiaro che si deve convivere con questa pandemia, è chiaro che si deve convivere con questo virus. È chiaro quindi che dobbiamo cercare di tenere aperto tutto quello che si può tenere aperto, ma se i messaggi che passano sono liberi tutti e finita. Poi ci si è messo anche il dottor Putin che prenderà il premio Nobel per la medicina per averci guariti dall'infodemia Covid, creando l'infodemia legittima per la paura che tutti abbiamo e per lo sconcerto riguardante la guerra, ma l'attenzione è chiaramente caduta e i numeri di questi giorni ci stanno spiegando che non era il caso che cadesse. Poi, fortunatamente, il dato più importante, quello del carico sugli ospedali, non ha raggiunto ancora un livello di guardia, non è quello che si poteva temere accadesse se non avessimo tutti i vaccinati che abbiamo e se avessimo avuto a che fare con una variante con caratteristiche diverse. Però probabilmente l'Omicron 2 sta prendendo, sta prendendo spazio rispetto a Omicron 1. E siamo di fronte a una nuova piccola ondata di infezioni che dovremmo tenere conto come fenomeno che può avere degli aspetti di preoccupazione. La situazione rimane incerta e la scienza biologica al momento non ha trovato la soluzione degli effetti provocati dalla SARS-CoV-2 che da 2 anni condiziona la vita sul pianeta. L'aspettativa è che muti, adattandosi sino a ridurre le conseguenze cliniche a livello influenzale, declassandosi dall'attuale livello pandemico ad endemico. Usciremo mai da questa pandemia? Questa pandemia con queste caratteristiche non ha precedenti. Questo virus non è un virus influenzale che certamente tende ad attenuarsi dopo la prima ondata pandemica, tende a diventare meno patogeno. Non sappiamo in che tempi e in che modi. Probabilmente almeno un precedente storico c'è di un virus di questo tipo che è diventato nel tempo molto meno impattante, però molto meno pericoloso. È diventato quello che poi è oggettivamente un virus del raffreddore, uno dei tanti virus che ti causano raffreddore. Un precedente storico c'è, anche se mal definito, quindi ci auguriamo che prima o poi succeda la stessa cosa con questo virus. Il nuovo provvedimento cautelare nei confronti dell'infermiera Novax che a Palermo aveva scaricato le siringhe fingendo di somministrare il vaccino in cambio di denaro. Ci sarebbero 47 pazienti ignari di tutto. Sentiamo. Nuove accuse per Giorgia Camarda, l'infermiera di 58 anni arrestata per aver finto di vaccinare contro il Covid-19 alcuni Novax in cambio di soldi in servizio al lab vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo a gennaio. Ai domiciliari perché avrebbe fatto finta di iniettare le dosi di vaccino dopo aver svuotato la siringa dentro una garza ad alcuni pazienti contro il siero con i quali aveva concordato la finta iniezione in cambio di denaro. Camarda, contraria ai vaccini, avrebbe
avrebbe simulato somministrazione a decine di persone ignare di essere ora senza copertura. Gli agenti della Digos della Questura di Palermo hanno così eseguito una nuova misura cautelare di arresti domiciliari emessa dal GIP. La donna si sarebbe resa responsabile di ben 47 episodi di falso ideologico e peculato. Questa volta però i pazienti sarebbero stati certi dell'avvenuta somministrazione del siero anti-Covid. La donna avrebbe agito non tanto per soldi quanto perché contraria ai vaccini, mettendo a repentaglio la salute di una cinquantina di utenti. Nel corso delle indagini, grazie anche alle telecamere piazzate nel lab vaccinale della polizia, è emerso infatti che in altre giornate la donna avrebbe praticato false vaccinazioni nei confronti di 47 persone. Dalle indagini, grazie a intercettazioni telefoniche e interrogatori, è emerso che gli utenti pensavano di avere ricevuto il vaccino ed erano convinti di essere protetti dal rischio dell'infezione. Le loro false certificazioni verdi adesso saranno sequestrate. L'attività investigativa si è avvalsa anche del contributo della struttura del commissario per l'emergenza Covid per la città metropolitana di Palermo, Renato Costa, che a tal proposito ha dichiarato: purtroppo i nuovi sviluppi delle indagini rendono questa vicenda ancora più odiosa e amara. Pensavamo fosse solo una bieca storia di soldi e interessi personali. Invece dall'inchiesta emerge che questa infermiera dell'ospedale civico, che svolgeva occasionalmente turni vaccinali alla Fiera del Mediterraneo, non credeva nella scienza e ha messo le sue idee antiscientifiche davanti al suo lavoro e alla sua missione di protezione. Il prezzo di questo tradimento lo hanno pagato tutti quei cittadini che credevano di essere vaccinati. Il nostro malgrado lo paghiamo noi che, come hub, eravamo convinti di aver reso loro un servizio. Sarà nostra cura ritirare tutte le loro pratiche, contattarli uno a uno, verificare il loro stato immunologico e vaccinarli. Oltre alla donna sono stati indagati nei mesi scorsi il leader dei Novax siciliani, Filippo Accetta, un commerciante palermitano, Giuseppe Tomasini, e un'altra infermiera dell'ospedale civico in servizio all'hub, Anna Maria Lobrano, che ha ammesso di aver agito per soldi, dicendo che avrebbe dovuto sostenere delle spese per gli studi del figlio. E vediamo quelli che sono i dati del Covid in Sicilia per la giornata del 25 marzo 2022. Il bollettino riferisce come i dati non cambiano di molto nell'isola, i positivi sono 5.495 con altre 18 vittime. Per quanto riguarda il report delle varie province siciliane, a Palermo registrati oggi 1.776 casi, segue Messina con 1.001 caso, Catania 766, Agrigento 737, Trapani 651, Ragusa 495, Siracusa 479, Caltanissetta 300, chiude Enna con 105 casi di Covid. Cambiamo argomento, la cronaca adesso: sequestrati beni dai carabinieri nei confronti di Giovanni Comis e della sua famiglia. Il tutto farebbe riferimento ad immobili per un valore di oltre 2,5 milioni di euro. L'uomo arrestato di recente nell'ambito dell'operazione denominata Picaneddu. Un immobile, il 100% delle quote e l'intero compendio aziendale che fanno riferimento alla Q Factor Records, SAS, etichetta catanese discografica di diversi cantanti neomelodici. 12 unità immobiliari in via Caduti del Lavoro, formalmente intestati ad una società operante nel settore dell'edilizia. Ancora una abitazione a Costa Saracena nel comune di Augusta, in provincia di Siracusa, all'interno di un villaggio turistico. Beni per un valore di circa 2,5 milioni di euro, riconducibili a Giovanni Comis, 59 anni, attualmente detenuto in carcere, alla sua famiglia, sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania su richiesta della procura distrettuale, sezione misure di prevenzione. Un colpo durissimo inferto al patrimonio di Comis, che sulla base di accertamenti svolti dai militari sarebbe stato acquisito con proventi illeciti derivanti dunque da attività svolte dallo stesso, inserito nel gruppo di Picanello della famiglia Santa Paola Ercolano di Cosa Nostra Etnea. Comis sarebbe stato al vertice dell'organizzazione, così fu riferito dai diversi collaboratori di giustizia come Giuseppe Scollo e Angelo D'Arrigo. In particolare è emerso che dal 2008, lui che nel 2019 fu sottoposto alla misura di sorveglianza speciale per 3 anni con obbligo di soggiorno e già condannato per associazione di tipo mafioso e partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, insieme ai suoi familiari avrebbe utilizzato il
denaro proveniente da attività criminali per acquistare e ristrutturare i beni oggetto del sequestro odierno. L'arresto e la condanna di Comis nel 2017 nell'inchiesta Orfeo, un nuovo provvedimento cautelare lo scorso ottobre nell'ambito dell'operazione Picaneddu. Allorquando sono stati contestati i reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio. Diversi beni riconducibili a Giovanni Comis, 59enne, affiliato di spicco alla famiglia di Cosa Nostra Etnea Santa Paola Ercolano, di cui è stato anche reggente del gruppo di Picanello ed attualmente detenuto. I beni oggetto del sequestro, tutti riconducibili a Comis e ai suoi familiari conviventi, ammontano un valore complessivo di circa 2 milioni e mezzo di euro. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un presunto corriere della droga che arrivava dalla Calabria ed era diretto nel capoluogo siciliano. Si tratta di Pasquale Perre, 45 anni, di Platì in provincia di Reggio Calabria. È stato bloccato a bordo di un'autovettura nei pressi di via Giafarra a Palermo. Nel corso dei controlli di una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria, grazie al fiuto di un cane antidroga del gruppo pronto impiego, nella sua auto sono stati trovati in un doppio fondo della portiera destra posteriore due involucri di plastica trasparente con 2 kg e 400 grammi di cocaina. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio oltre 200.000 euro. E adesso parliamo della delusione della nazionale azzurra di calcio. Ieri in uno stadio Renzo Barbera di Palermo strapieno per la gara tra Italia e Macedonia del Nord, alla fine arriva la sconfitta in extremis che estromette di fatto la nazionale allenata da Roberto Mancini dai prossimi campionati mondiali di calcio. Cade a Palermo la possibilità dell'Italia di accedere ai mondiali di calcio. La nazionale azzurra non si qualifica per la seconda volta consecutiva, dopo aver saltato Russia 2018 fuori anche da Qatar 2022. Stavolta ad eliminarla è stata la modesta Macedonia del Nord. Registrato il tutto esaurito allo stadio Renzo Barbera, come non accadeva da tempo. Spalti pieni al 100% dopo 2 anni di pandemia, chiusure e limitazioni. Entusiasmo dei tifosi alle stelle prima e durante il match, vinto dai macedoni 2 minuti dopo il 90esimo in pieno recupero. Il calore degli oltre 36.000 del Barbera non è bastato a spingere gli italiani alla vittoria, al termine volti scuri e recriminazioni. Molta delusione questa partita, speravamo un risultato migliore, purtroppo hanno fatto un tiro in porta, il calcio è così. Questo è il secondo mondiale consecutivo fuori, è giusto così, è giusto così. C'è poco... Il gol è un po' di fortuna e di precisione soprattutto. È il gol, però non puoi fare una partita del genere, cioè, 90 minuti e prendi un tiro, un gol. Partita dai. Dominata loro al 90esimo, sì, sono usciti un gol, cambi secondo me sbagliati, Levi immobile, cioè, peccato. Però è brutto così obiettivamente, cioè, perdere così è brutto, perché secondo me in Portogallo te la giochi, loro ti fanno giocare. Poi purtroppo siamo senza terzino sinistro. È mancato un pochettino di concretezza in più, non c'erano gli attaccanti, non figuravano bene, Immobile, Berardi ha sbagliato tanti rigori, tante conclusioni alla porta. Si poteva fare qualcosina di più contro una squadra che è poca roba. Per vincere gli europei, arrivare qui in mondiale, non arrivare al mondiale è stata veramente una delusione pazzesca. Un po' di fortuna ci volava, perché i tiri ci sono stati. L'Assemblea regionale siciliana ha modificato la legge di accesso al lavoro per i non vedenti, che di fatto rilancia le assunzioni nei centralini della regione. Siamo stati a Catania, dove ha sede un centro di alta formazione nel settore. Vite che si incontrano, vite appese ad uno filo, vite che passano attraverso una cuffietta e un microfono, un combinatore telefonico nel futuro, la speranza di un posto di lavoro nei centralini della regione o degli enti territoriali. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge di iniziativa parlamentare che modifica una legge del 1976, consentendo di fatto di rilanciare e potenziare le assunzioni nei centralini degli uffici pubblici. Lo ha comunicato
Con soddisfazione l'assessore alle politiche sociali e al lavoro della Giunta Musumeci Antonio Scavone. Non era semplice, non era affatto scontato, anche perché l'evoluzione tecnologica della telefonia ha di fatto condotto verso una riduzione degli operatori e i centralinisti con disabilità visiva, perché di questi parliamo, hanno avuto sempre meno possibilità di lavorare. Oggi per loro si aprono nuove frontiere. Siamo stati a Catania, nella sede dell'IRIFOR, Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione. 12 gli studenti impegnati in un corso di formazione davvero specialistico. Sì, sì, guardiamo verso il futuro. Per questo corso è stata per me la possibilità di mettermi in gioco in un'altra esperienza e poi sarà tutto di guadagnato. Senti, tu sei qui ad armeggiare con una tastiera, con un computer. Si può armeggiare con una tastiera e un computer? Abbiamo tanti ausili, abbiamo la sintesi vocale per chi vede poco l'ingrandimento. Benedetta, fiducia nel futuro? Benedetta durante quest'anno è cresciuta molto anche parlando di autonomia, perché appunto c'è Dedalo che è il mio cane guida e quindi siamo spesso soli per strada. E Benedetta spero che lavorerà, perché il lavoro a dignità è bello. Francesco fino a 2 anni fa ha fatto il pizzaiolo, poi la malattia, adesso per lui, nel futuro, il centralino. Francesco era un ragazzo normale, andava a lavorare, faceva il pizzaiolo con la sua famiglia e poi sono diventato non vedente e affrontiamo la vita lo stesso. Senti, adesso invece questo ruolo da centralinista, magari tu aspiri ad avere un lavoro, adesso pare che si possa aprire questa... Soprattutto alla mia autonomia, sia lavorativamente sia nella vita. I docenti sono soddisfatti del percorso. Si sono create delle dinamiche importanti e quindi si è andato a creare proprio questo gruppo di ragazzi che davvero vederli a distanza di tanti mesi sono molto affiatati, sono in sintonia, quindi questa è anche una nota molto molto positiva. Per il presidente del consiglio regionale dell'UICI Gaetano Renzo Minincleri, i disabili visivi potranno essere utilizzati anche per la gestione delle banche dati, per i servizi di telemarketing, telesoccorso e non solo. Ovunque vi è un VoIP vi deve essere un centralinista. Ciò permetterà di nuovo a tanti giovani non vedenti e disoccupati di trovare un posto di lavoro. Permetterà nuovamente ai non vedenti di vivere dignitosamente. E noi non possiamo fare altro che dire grazie a questa classe politica che veramente in brevissimo tempo ha approvato questa legge. Protesta dei dipendenti dell'Eurospin stamattina davanti la filiale di Gravina di Catania. Recriminano in riferimento alle mansioni loro assegnate, non sempre rispettose del contratto di lavoro a cui sono sottoposti. Ascoltiamo la voce di un sindacalista. Protesta dei lavoratori della catena di supermercati Eurospin che hanno scioperato oggi, lamentando il mancato rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Recriminazioni soprattutto per l'assegnazione di mansioni non dovuti dai dipendenti. I sindacati prendono dunque posizione al fianco dei lavoratori nel rispetto assoluto della dignità lavorativa. Stamattina la protesta ha preso corpo specificatamente davanti alla filiale Eurospin di Gravina di Catania. La protesta è fatta per difendere, sicuramente a sottolineare che la dignità dei lavoratori non si tocca. Questa è una grossa azienda, Eurospin la conoscete tutti, è un'azienda leader nel settore siciliano e nazionale, è l'azienda che ha i fatturati più alti per quanto riguarda la grande distribuzione. Al contrario, ci troviamo un'azienda che veramente nel rispetto del contratto nazionale e soprattutto della dignità dei lavoratori proprio non ascolta niente. Figuratevi che questi lavoratori sono a turno impiegati da addetti vendita, da gente che a fare le pulizie dei parcheggi o la pulizia dei bagni o roba del genere. E soprattutto una cosa per cui noi chiediamo e lottiamo a gran voce,
a un'azienda che dovrebbe avere la responsabilità sociale anche sui trasferimenti, perché l'azienda praticamente ogni tanto ci dice per problemi di sicurezza prende un blocco di lavoratori e li trasferisce da un posto all'altro. Voi capirete che oggi, dove il caro benzina è diventato sicuramente una cosa importante, un lavoratore, un part time che da Grevina si trova trasferito a Biancavilla, quello di Biancavilla a Grevina, o sballottati punti vendita per punti vendita, ci sembra sicuramente un'arma di ricatto molto ma molto grande per il lavoratore, che se solo è un essere pensante o dice la sua in un certo senso viene redarguito, viene addirittura punito. Noi siamo qua come Will Tux a difendere la loro dignità. Questa è la prima volta che i lavoratori Eurospin scioperino in Sicilia in un certo senso, e non ci fermeremo qui. Useremo, al fine di difendere la dignità e la professionalità dei lavoratori, tutte le cose previste dalla legge e dalle norme contrattuali e perfino le mobilitazioni. Questa è la prima, nient'altro. Quanti sono in tutto i lavoratori a soffrire questa condizione? Tutti quelli di Eurospin. Diciamo che in questo momento c'è molto terrore per fare lo sciopero, capirete. È il primo, è un'azienda che da poco è sindacalizzata, abbiamo preso Grevina come punto di emblema, ma diciamo che è tutta la Sicilia che soffre proprio queste condizioni. Nelle soluzioni ipotizzabili quella del rispetto delle mansioni? Non solo il rispetto delle mansioni, noi vorremmo così, e come abbiamo chiesto, perché vedi lo sciopero è l'ultimo baluardo dell'azione sindacale, noi abbiamo chiesto parecchi incontri con l'azienda, volevamo discutere, nell'ultimo incontro addirittura ci avevano dato dei tempi per darci delle risposte, non hanno risposto. Abbiamo reiterato una richiesta di incontro prima di fare lo sciopero, assolutamente non ci hanno risposto e siamo costretti a stare qua perché lo sciopero vuol dire esserci, lo sciopero vuol dire io esisto, lo sciopero è l'unica manifestazione di dignità che oggi il lavoratore possa manifestare in un sistema che ormai è diventato strano. Saro Menza, 52 anni, è il nuovo presidente provinciale di Catania della sezione barra pasticcerie della FIPE Confcommercio. Migliaia le imprese che giorno dopo giorno lottano contro l'alto costo delle materie prime e dell'energia. Sentiamo. 52 anni, Saro Menza, al timone per la quinta generazione della storica pasticceria e rosticceria, il secondo esercizio commerciale di Catania per anzianità tra tutte le categorie merceologiche, da qualche giorno è il nuovo presidente della sezione barra pasticcerie della FIPE Confcommercio. Migliaia le imprese attive a Catania e provincia, decine di migliaia gli operatori che quotidianamente lavorano nel settore, alzandosi la mattina presto, andando a dormire tardi, sfornando bontà e prelibatezze conosciute in tutto il mondo. Non tutto è oro quel che luccica, però, perché da 2 anni la categoria combatte contro il Covid e le restrizioni, il volume d'affari sempre più ristretto. Adesso, quasi fosse in atto una vera e propria tempesta perfetta, ecco la guerra che fa aumentare i prezzi a dismisura delle materie prime, dell'energia, e che anche dal punto di vista turistico di certo bloccherà il flusso turistico russo, molto danaroso, e che negli anni ha avuto modo di apprezzare i prodotti della pasticceria, della rosticceria catanese ed etnea. Certo, noi pensavamo che fosse arrivato il momento della fine del Covid, invece evidentemente non è stato così. Poi la guerra in questo momento non ci sta aiutando, i costi delle materie prime, quando riesci a trovarli, sono raddoppiati se non triplicati, e come evidentemente anche l'energia, i costi per l'energia elettrica e per il gas, che anch'essi sono a volte anche quintuplicati, che stanno mettendo davvero in crisi un'intera categoria. E noi su questo ci stiamo lavorando, perché non riusciamo più a sostenere queste spese. Stiamo cercando di fare dei gruppi di acquisto per cercare di mitigare gli aumenti folli di questi ultimi giorni. Fronte comune dunque, anche perché bar, pasticcerie sono uso comune per i siciliani, irrinunciabili tappe per i turisti. Anche noi ci aspettavamo un'estate piena di turismo, sono già le prime navi che stanno sbarcando al porto di Catania, però ci stiamo rendendo conto, sentendo anche colleghi che si occupano anche di turismo a 360 gradi come alberghi, che arrivano le prime disdette soprattutto dal nord Europa, in primis naturalmente la Russia, che sono delle persone, dei clienti
altospendenti, quindi verranno a mancare sicuramente questa fetta di mercato e dobbiamo porre rimedio subito con altre nazionalità altrettanto altospendenti. E purtroppo le istituzioni non è che abbiano aiutato granché questo settore di impresa privata. Lo Stato non ci ha aiutato chiaramente nell'ultimo periodo, ha fatto poco, pochissimo, l'abbiamo visto col Covid dove abbiamo perso milioni e milioni di fatturato e ci hanno dato le mollichine, cioè non siamo riusciti sicuramente a pagare, ma ci siamo dovuti far prestare soldi dalle banche, anche se le banche hanno voluto un sacco di garanzie, anche quelle statali, però il momento per la nostra categoria è davvero brutta. Nasce da Cireale la cittadella della Caritas, vediamo dove. Nascerà in un plesso scolastico chiuso da anni di proprietà della Curia diocesana di Acireale la cittadella della Caritas, realizzata con fondi della Chiesa e a servizio delle persone bisognose. Il progetto giace da tempo negli uffici del Palazzo Vescovile, ripreso dal Vescovo Raspanti e sottoposto al vaglio dell'amministrazione comunale, che ha deliberato in giunta il cambio di destinazione d'uso, che verrà sottoposto adesso al voto del Consiglio Comunale nel corso delle prossime sedute d'aula per l'approvazione definitiva, che non dovrebbe subire ulteriori rinvii. La struttura si trova dietro questo cancello di via Marchese di San Giuliano, a fianco all'Istituto Pasini. La Giunta di Governo cittadino, verificata la relazione tecnica, ha deliberato e permesso a costruire in deroga gli strumenti urbanistici, ovvero all'assenza di un piano regolatore generale. La modifica di utilizzo dell'immobile da scuola a complesso di accoglienza di soggetti bisognosi, con la fornitura di servizi socioassistenziali, lavanderia, distribuzione di indumenti, fruizione docce, dormitori, comuni e mensa, colma di fatto la mancanza di un edificio riservato alle categorie fragili del comprensorio acese. Anche la soprintendenza ai beni culturali di Catania ha dato parere favorevole, atto propedeutico alle modifiche richieste dagli uffici curiali, che hanno redatto la dettagliata proposta, che assume un valore sociale rilevante anche in considerazione dell'impegno profuso dal locale ufficio della Caritas nelle 18 parrocchie di competenza durante la crisi pandemica, che ha evidenziato criticità sociali di varia natura, cui si aggiunge la difficile crisi causata dalla fuga di milioni di persone dalla guerra in Ucraina. Per la diocesi di Acireale si tratta di recuperare un antico manufatto in disuso da decenni e di renderlo funzionale alle necessità della collettività. La Giunta ha approvato una proposta per il Consiglio Comunale che è relativa al cambio di destinazione d'uso di un immobile che è di proprietà del seminario vescovile, che è sito in via Marchese di San Giuliano, destinato a scuola, ormai non utilizzato da tanto tempo e quindi in via di deterioramento, e che grazie all'iniziativa della Curia diocesana, in particolare con l'impegno del direttore della Caritas, Don Orazio Tornabene, e dell'economo Don Alfredo Danna, sotto la guida di Sua Eccellenza Antonino Raspanti, diventa una vera e propria cittadella della carità, una struttura moderna ed efficiente, idonea a assistere coloro che hanno bisogno di queste forme di assistenza, che sempre più purtroppo, a causa delle criticità che ultimamente si sono presentate anche nel nostro territorio, si presentano come bisognose di essere affrontate. Manifestazione per il clima in tante città, tra queste anche Catania. Stamattina un lungo corteo con la partecipazione di moltissimi studenti. Lo sciopero globale per il clima, con giornata indetta nello specifico per oggi 25 marzo 2022, coinvolge anche Catania. Un corteo che ha preso avvio da Piazza Roma ha percorso l'intera via Etnea sino a raggiungere il centro cittadino. Una manifestazione a larga partecipazione anche da parte degli studenti per chiedere giustizia climatica e giustizia sociale, in un momento in cui il mondo è interessato da tante varie problematiche, non ultima quella della conflitto tra Russia e Ucraina. È da 3 anni che facciamo manifestazioni, è cambiato molto. 3 anni fa neanche si parlava di clima, neanche si parlava della violenza insita nel nostro sistema, adesso se ne parla, i politici spendono tante parole, ma ancora la scienza anno dopo anno deve pubblicare nuovi report per dire che ancora non siamo al sicuro, che ancora le emissioni sono altre, che ancora il nostro modello di sviluppo ci sta portando a numerose crisi di disuguaglianza, crisi climatica che ci porterà tutti a conseguenze estreme e anche alla morte. Quindi
ancora le parole non sono trasformate in azioni, non lo diciamo noi, lo dice la scienza, e noi chiediamo solamente che la vita venga messa prima del profitto una volta per tutte. È una grande partecipazione di massa oggi. Sì, per forza, perché si tratta del più basilare istinto di sopravvivenza, quello di difendere la vita, e il nostro sistema puntualmente la mette a repentaglio con la violenza sulla terra, con le emissioni di CO2, con le continue scelte politiche che perseguono il profitto e gli interessi di pochi invece che realmente la vita, e ci tolgono la terra sotto i piedi. Quindi è un bisogno che noi abbiamo, perché non possiamo vivere con la consapevolezza che il nostro futuro non lo abbiamo e che già migliaia, milioni, miliardi di persone nei paesi storicamente sfruttati, che soffrono le conseguenze peggiori, stanno già soffrendo e morendo per le nostre azioni e per le azioni dei potenti. Quali sono le azioni, le soluzioni individuabili nel breve periodo? Nel breve periodo devono immediatamente essere tagliate le emissioni, si deve investire sulle rinnovabili. Le rinnovabili sono ferme in Italia da anni ed escono studi che mostrano quanto l'Italia abbia la capacità di installare rinnovabili, liberarci da questa dipendenza del gas che, come vediamo, ci mette anche in crisi la nostra sicurezza energetica, in balia degli shock geopolitici. Invece le rinnovabili sono uno strumento di emancipazione. Ci vogliono i fondi, i risarcimenti ai paesi da sempre sfruttati. Noi continuiamo a prendere risorse senza sosta, senza capire che la terra è limitata, non possiamo pretendere uno sviluppo illimitato in una terra che è limitata. Quindi ci vuole equa distribuzione delle risorse, fondi ai paesi che non possono permettersi la transizione ecologica per colpa nostra e che devono attuarla, e cooperazione internazionale per uscire subito dai fossili, smettere di distruggere la terra. E beh, ovviamente per avere la cooperazione internazionale ci vuole la pace. Non possiamo continuare a combattere per gli interessi di pochi mentre il mondo ci crolla addosso per la crisi climatica, e ancora noi qua siamo a farci guerra tra noi. Non è possibile e noi non l'accettiamo. Non ci sono altri aggiornamenti, si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima vediamo però insieme le previsioni meteo per la giornata di domani. Il meteo in Sicilia nella giornata di sabato 26 marzo 2022. Il sole si alternerà con le nubi un po' ovunque, i mari saranno sostanzialmente calmi. Le temperature previste nell'isola: a Catania si andrà da una minima di 9 a una massima di 18 gradi. La temperatura più alta è prevista invece a Palermo ed Agrigento, con la colonnina di mercurio che toccherà 19 gradi. Vi ricordo che potrete seguire questa edizione del telegiornale sul sito raitv.it e sui nostri canali social. L'informazione in diretta torna puntualmente domani a partire dalle ore 14. Ringrazio in regia Carmela Fagone e Fulvio Ferrauto e vi auguro la più cordiale buona serata. Arrivederci.